Attilio Alessandri, alias Agente Cobra, fino a poco tempo fa sostituto commissario coordinatore di polizia, nonché capo della famosa squadra speciale Cobra, sempre coinvolta in tutti i fatti più rilevanti di cronaca avvenuti nella capitale. Per più di 40 anni alla squadra mobile di Roma ed ora ufficialmente in pensione. Autore recentemente, in quest'ultimo periodo, del libro edito da Chiare Lettere dal titolo Agente Cobra, la mia vita da cacciatore di criminali. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? Ma sono state un po' innanzitutto buonasera a tutti. Sono state un po' di riflessione fatte poco prima di andare alla pensione e confronto con le mie figlie che mi hanno spinto a mettere per iscritto alcuni passaggi che sono accaduti nel corso della mia carriera. Cos'è la squadra speciale Cobra da lei capeggiata e fondata, ma soprattutto perché è nata? Ma è nata per contrastare le numerose rapine che avvenivano nella capitale da parte di gruppi, noi le definivamo batterie di rapinatori, che venivano dal sud Italia e anche dalla nostra città, dalla città di Roma. Le maggiori batterie, le più agguerrite batterie erano nella zona di Primavalle, della Magliana, dell'Alberone, Tuscolano, Centocelle, insomma c'era molto da lavorare, quindi era la mia passione mettere fine a questo tipo di reato e ho cercato di metterlo in atto. La squadra Cobra nasce, il nome Squadra Cobra nasce per caso, perché durante un'attività eravamo molto più giovani, naturalmente, stavamo pedinando una persona, si accorse della nostra presenza e fuggì a piedi. Fuggì a piedi e si inoltrò all'interno del parco di Villa Pamphili, quindi nel correre appresso a lui da un Montarosso saltai, feci un salto e il mio collega mi disse: "Naturalmente hai fatto un salto come Cobra", che io lì lo feci mio e poi mise in nome alla squadra. Una squadra che era composta da lei come comandante e poi vi erano altri colleghi, giusto? C'erano i miei fratelli, io lo definisco i miei fratelli perché senza di loro non avrei potuto fare nulla di tutto quello che è stato fatto. Hanno dedicato la maggior parte di loro, quasi un quarto di secolo, al cittadino, alla Polizia di Stato e alla nostra Repubblica. Sono stati fondamentali per far sì che le cose andassero come sono andate. La cosa più bella di questa squadra, che io ricordo con molta, molta passione, perché di passione si tratta, era che non ho mai lasciato uno di loro a terra. L'ho riportato sempre tutto a casa. Qual è l'operazione più difficile che ha portato a termine, in cui magari ha avuto anche paura di non farcela? Ma di operazioni difficili ce ne sono state tante, tantissime, sono state molto articolate come investigazioni, naturalmente. Quella invece che ho avuto paura di non tornare a casa è stato l'ultimo conflitto a fuoco che ho avuto davanti all'ufficio postale di Via Valpellice, nella zona di Conca d'Oro. Dal libro si deduce che anche nel corpo della Polizia di Stato, a cui ha dedicato, ricordiamo, più di 40 anni, ci sono luci ed ombre. Qual è il reale significato di questa sua valutazione? Diciamo che è sempre vero il vecchio detto che una persona prima di indossare un uniforme o un abito, qualsiasi esso sia, è un uomo o una donna come tutti gli altri, con i suoi pregi e i suoi difetti. Certamente questo è vero, ma nello specifico questa frase mi fu fatta una domanda e mi dissero che il mondo era di luce e ombre, naturalmente. Quindi io risposi: se il mondo è luce e ombre, anche all'interno di tutti gli apparati dello Stato,
probabilmente c'è qualcuno che naturalmente non ottempera quello che dovrebbe ottemperare. Poi, tra l'altro, non rivelo nulla di particolare perché i fatti di cronaca, insomma, diciamo, ce lo insegnano. Mi perdoni. Il nostro, dico, non è un lavoro, bisogna farlo in un certo modo, è una missione vera e propria, perché bisogna dedicarsi alle cose per cui si è scelto di indossare una divisa. Poi che noi non la portiamo la divisa, ma non la portiamo perché facciamo un tipo di attività diversa, ma è come se la indossassimo, come se l'avessimo scolpita all'interno della pelle, insomma, del nostro corpo. Come siete riusciti ad incastrare Massimo Carminati? Ma Se l'attività possibile, di magari ci racconti indagine. anche qualche aneddoto. Ma guardi, l'attività di indagine, sì, è proprio un aneddoto questo, perché l'attività di indagine non l'ho condotta io. Io fui chiamato quella sera all'interno dell'ufficio del capo della squadra mobile, c'erano tre magistrati della Procura di Perugia, il capo della mobile con una battuta chiamò a me ed un altro collega e ci disse: fra un'ora, un'ora e mezza lo voglio qui, Carminati. Dobbiamo arrestarlo. Noi siamo usciti e abbiamo avuto la fortuna di incontrare il fratello, lo pedinammo, ci portò in piazza dei Giochi Delfici. Noi naturalmente ci nascondemmo lì nella piazza. È chiaro che era un luogo insolito, naturalmente. Pensavamo che prima o poi dovesse arrivare il fratello Massimo, e così fu. Quando vedemmo scendere da via della Camilluccia la sua macchina, che naturalmente conoscevamo, aspettammo che scese dalla macchina, che si avvicinò al fratello, e poi lo bloccammo. Prego. E rispettammo. Sì, dico, rispettammo l'orario che ci aveva detto il capo della mobile, ma fu pura fortuna, Quindi naturalmente. andò tutto a puntino, diciamo. Andò tutto a puntino, sì, se possiamo dirlo così. A prescindere da aspetti puramente formali o da arrampicate sugli specchi imbarazzanti, esiste la mafia a Roma? Lei che è stato sul campo. Lasciamo perdere adesso gli aspetti giuridici e altre cose. Ma secondo me è sempre esistita, che poi sia ben celata, ma sappiamo benissimo anche dalle operazioni che si fanno dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, insomma, non è né la prima né l'ultima volta che vengono arrestati camorristi, gente dell''ndrangheta, delle 'ndrine, della mafia siciliana. Io stesso partecipai all'arresto di Pippo Calò, che allora fu un grosso colpo alla mafia. Quindi, perché non dire che a Roma potrebbe esserci un'infiltrazione mafiosa? E magari c'è stata e continua anche ad esserci, sotto forme magari Beh, diverse. io questo non posso dirlo adesso, per carità, però io penso che sicuramente ci sia stata, e in forme diverse probabilmente c'è ancora. Parliamo ora di un altro grosso risultato che lei ha ottenuto con la sua squadra. Parliamo della banda della Magliana, una dura lotta contro un gruppo criminale con ramificazioni molto in alto. Nonostante la degradazione dei vertici della banda, già ormai da molti anni, ogni anno, se ne sente sempre ancora parlare. Ma ritiene che sia scoperto realmente tutto? Allora, ma la banda della Magliana, sì, per qualche anno ha creato grossi problemi all'interno della capitale. Poi, naturalmente, le indagini furono messe, insomma, furono fatte in modo buono, ottimo, certosino, oserei dire. E poi ci fu quella, vogliamo chiamarla fortuna, non so, perché chi andò ad arrestare Abbadino
era un poliziotto con la P maiuscola, tanto che lo convinse a collaborare. E da lì poi ci fu l'operazione Colosseo, che fu un durissimo colpo che ebbe la famigerata banda della Magliana. Tant'è che a Roma per una settimana, 10 giorni, non accaddero più, diciamo, reati in genere. È diverso indagare su gruppi di Ma criminali. sapevamo. Prego. Prego, scusi, dica di cazzo. È diverso indagare su gruppi di criminalità organizzata e gruppi terroristici. Come vi siete mossi, ad esempio, contro i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, ricordiamo. Beh, ci sono delle tecniche diverse, naturalmente non è che posso mettere sul piatto, dire determinate cose. Ci sono tecniche diverse, è chiaro che c'è un'attività più complessa, c'è da stare molto attenti perché comunque erano personaggi, lo sapete, non è che ve lo devo dire io. I fatti di cronaca ci insegnano che in quegli anni erano pericolosissimi, come avevano il sentore che ci potesse essere una pattuglia, una persona, un appartenente alle forze dell'ordine, facevano fuoco senza pensarci. E quindi si mettevano in campo molte cose. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, è chiaro. Anche lì bisogna stare attenti, però era un modo diverso di lavorare. Quindi diciamo che per i gruppi terroristici era necessaria una maggiore accuratezza, una maggiore attenzione e una maggiore complessità nelle indagini che portava davanti. Senza dubbio, senza dubbio. Come sono cambiate nel tempo le indagini? Cioè, le è mai capitato di pensare, magari a qualche arresto non riuscito tanti anni fa, che invece oggi con gli strumenti a disposizione avrebbe potuto tranquillamente realizzare? Beh sì, una volta si facevano, faccio per dire, servizi di osservazione e pedinamento visivamente, perché probabilmente non c'era molta tecnologia. Oggi si può anche evitare si potrebbe anche evitare di fare il pedinamento, insomma, ecco. La tecnologia è andata avanti, non solo per noi naturalmente, anche per chi è dall'altra parte. Quindi diciamo c'è stata una forte evoluzione che magari oggi avrebbe permesso sicuramente anche qualche altro arresto importante negli anni passati. Ecco, questo. Beh, certo, se ci Con fossero questi stati strumenti, tutti i ovviamente. mezzi, ci fossero stati tutti i mezzi di oggi, probabilmente molte cose venivano risolte molto, molto prima, è chiaro. In conclusione, come le piacerebbe essere ricordato? Ma innanzitutto non vorrei essere ricordato soltanto io, ma anche quei ragazzi che mi sono stati vicini per tanti anni. E poi il ricordo deve essere quello di noi Squadra Cobra, che abbiamo dedicato letteralmente la nostra vita alla Polizia di Stato, a salvaguardare il cittadino e allo Stato italiano, alla nostra Repubblica.